2018 l'Università Cattolica del Sacro Cuore partecipa al Villaggio per la Terra, manifestazione annuale dedicata alla tutela del pianeta. Questa esperienza prosegue l'impegno del nostro Ateneo a favore della sostenibilità e dell'ecologia integrale, così come promosse da Papa Francesco nel 2015 nella sua enciclica Laudato Si. Il progetto è coordinato dall'Alta Scuola per l'Ambiente. Propone un'esperienza di ricerca approfondendo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, di formazione per l'educazione integrale dei giovani e di terza missione in dialogo con la società civile. Il progetto ha inizio con una call rivolta a tutti gli studenti, finalizzata a integrare conoscenze e competenze di differenti ambiti disciplinari. In 3 anni hanno aderito circa 500 giovani di ogni sede e facoltà dell'Ateneo, a dimostrazione della sensibilità delle nuove generazioni verso questioni di grande attualità, dai cambiamenti climatici alle smart cities. Il percorso formativo mette al centro gli studenti coinvolgendoli attivamente. Chiede loro di interpretare gli obiettivi di sviluppo, di condividere buone pratiche, di comunicare la sostenibilità. A loro fianco siamo un numeroso gruppo di professori e ricercatori, coadiuvato dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Da questo lavoro sono nati negli anni numerosi progetti creativi che abbiamo portato al Villaggio per la Terra a Roma, tra cui il Passaporto per la Sostenibilità, una serie di giochi, laboratori, proposte esperienziali rivolte a bambini, adolescenti e adulti per diffondere l'agenda e accrescere il senso di responsabilità e impegno nella comunità. In un'edizione speciale per il 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra, in tempi di pandemia, abbiamo scelto di scommettere su talenti, creatività e capacità di innovazione dei giovani per dare vita a un villaggio 2.0. Un percorso fatto di webinar e relazione, forum e sorrisi e sostenuto dagli stessi valori. Fiducia nel presente e solidarietà per il futuro. Stiamo camminando verso il patto educativo per rinnovare l'alleanza tra umanità e ambiente e abitare insieme la casa comune. In 200 meters, turn left and then turn left. Qui il numero delle camere. Ok, let's go. Di qua siamo ai piani. Questo è un quadro particolare, diciamo, perché è stato realizzato l'anno scorso dai Buonarrotini insieme a dei ragazzi della Casa della Carità. Questa è la cucina del secondo piano femminile, casata Idra. Chuck? E fallo Chuck! Ah, è vero, Chuck, azione! Ciao a tutti, io mi chiamo Davide e niente, sono uno studente buonarrotino che ha partecipato a questo progetto collegialmente green. E la cosa che mi ha interessato di più è stata semplicemente la commissione green, ovvero una commissione che si è occupata di monitorare il consumo dell'acqua medio settimanale di ogni individuo buonarrotino per farne una statistica. Facendo una proiezione in un anno si arriva a 22.000 bottiglie, che è veramente un numero esorbitante, enorme. E niente, noi abbiamo proposto alcune soluzioni, per esempio l'utilizzo di una caraffa, per esempio l'acquisto di un depuratore, perché sappiamo che negli altri collegi ci sono, e è stato molto interessante applicare le competenze studiate
in quest'ambito per il collegio e per essere più green. Quest'anno abbiamo scelto di adottare il sistema delle caraffe al posto delle bottiglie di plastica perché abbiamo riscontrato un effettivo spreco. Riteniamo che questo metodo sia un metodo sia ecologico sia economico perché abbiamo stimato un consumo ridotto rispetto all'acquisto delle bottiglie di plastica e riteniamo quindi con questo gesto, che non è soltanto simbolico, che anche l'acqua del rubinetto possa essere insomma salubre e possa essere una valida alternativa al consumo massiccio di acqua in bottiglia. La vera rivoluzione parte dal cervello, che ci dice che il pianeta sta soffrendo e che noi dobbiamo sensibilizzare per far capire alle persone che il pianeta è uno solo e ci deve essere necessariamente spazio per tutti, ma lo spazio deve essere rispettato perché dove cammino io non devo inquinare l'altro e viceversa. Noi del Collegio Sant'Isidoro sappiamo cosa vuol dire sostenibilità. Noi sappiamo che sostenibilità è evitare gli sprechi di plastica. Per questo noi beviamo sostenibile. Noi sappiamo che è importante muoversi nel rispetto dell'ambiente. Questo vado a fare la spesa in bici. Noi sappiamo che la sostenibilità è anche sociale. Per questo condividiamo gli appunti. Noi sappiamo che la sostenibilità è anche tutto questo, ma soprattutto mangiare con gusto.